Amici di Nitwalls, siamo al Mobile World Congress 2016 di Barcellona. Fra le mie mani c'è uno dei nuovi terminali presentati da Sony qui in fiera. Parliamo dell'Xperia XA, cioè un terminale medio gamma che fa parte di questa nuova gamma X presentata appunto oggi dall'azienda giapponese. Come potete vedere ha una caratteristica molto peculiare, cioè un display che va da bordo a bordo con questa leggerissima curvatura del vetro che lo rende davvero molto piacevole e molto bello da un punto di vista estetico. C'è da dire anche che però questo è un terminale appunto di fascia media, quindi non ha delle specifiche poi così particolarmente potenti ed interessanti. Abbiamo una fotocamera da 13 megapixel nella parte posteriore con il flash LED, nella parte frontale invece abbiamo un modulo da 8 megapixel, un display da 5 pollici con risoluzione HD 720p e soprattutto all'interno c'è un processore MediaTek Octa Core con a 64 bit con 2 GB di memoria RAM e 16 o 32 GB di storage espandibile tramite micro SD. Come potete vedere c'è questo sportellino sul fianco dove è possibile andare a inserire una scheda di memoria o una SIM. Quali sono le altre caratteristiche peculiari di questo dispositivo? Sicuramente c'è Android a bordo, Android Marshmallow, quindi l'ultima release di Google, e soprattutto abbiamo un dispositivo che per essere di fascia media secondo me risulta essere molto molto bello e molto particolare. Però ovviamente c'è qualche piccolo sacrificio, si perde ad esempio il lettore di impronte digitali che solitamente adesso viene installato da Sony qua sul fianco destro del dispositivo. Questo era Xperia XA, il nuovo medio gamma di Sony qui a Mobile World Congress 2016 di Barcellona. Sul nostro canale trovate anche le anteprime di Xperia X e Xperia X Performance, che sono dei dispositivi molto simili, non belli come questo, ma comunque più potenti. Un saluto al prossimo video per idwall.com, Andrea Ricci.